Internazionale del Teatro Romano di Volterra, siamo noi a condurre questa serata, tra l'altro decidibili, non è la prima volta. Infatti, Francesco Tei. Benvenuti a tutti, e io porto il saluto del dottor Pessina, che non può essere presente, che ci ha inviato questo fax. La ringrazio per il suo cortesino. Facciamo anche qualche foto. Complimenti di nuovo, Il premio complimento. Bellissimi questi premi, Sì. Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò. Autori contemporanei, dimostrando un talento artistico poliedrico, raffinato, sensibile. Prendo spesso il tram, l'autobus, il giro con la moto, quindi osservo molto, è questo che mi aiuta. Dalla strada mi danno tutta una serie di idee e spunti. Migliorini dà il premio al presidente e lo consegna. Un'ombra, nome dato da Gabriele D'Annunzio a questa statuina. Ce n'è un'altra, Ernesto Gilano, ce n'è un'altra, presidente. Per fortuna ne abbiamo una per uno, non se la devono litigare. C'era Nicola che voleva cantare in Mulan. Fatela vedere al fotografo. Saranno sicuramente i cantanti. È bellissima. Sì, è un piacere dare un premio a un talento come Massimiliano Perrotta e ai suoi collaboratori. Di qua, grazie. Sono stata abbastanza emozionata, soprattutto di recitare con un'attrice importante come Laura Morante. La mamma e il papà sorridono felici, ecco il premio, prendilo. Complimenti. In televisione, oltre che attore, autore, regista. Io ho aspettato tantissimo ad avere questo prima la carriera, perché dicono: ma come, se è prima la carriera porta un po', è meglio, vuol dire che sei arrivato un po' alla fine. No, io ho aspettato della vita, perché stasera finalmente posso dire delle cose. Sì, perché se uno non prende un premio alla carriera, quando dice prima delle cose un po' scomode, rischia di non far più carriera. Mi parla, sembra viva, cioè è veramente il legame tangibile tra il nostro passato e il presente, per me. Anche vorrei dire una cosa, che la differenza fra un ministro e un viceministro, un sottosegretario, è di solito che il ministro decide, il sottosegretario ascolta. Quindi io stasera ho molto ascoltato tutto quello che è stato detto. Vedete, una delle ragioni per cui ho deciso stasera di venire, una delle tante ragioni, è stata perché conoscevo molto bene Voltaire. Io ci vengo molto spesso perché passo l'estate qui vicino. E Voltaire, secondo me, è uno dei simboli, non posso dire che sia l'unico, ma è certamente uno dei simboli
di quello straordinario, incredibile, irripetibile varietà che il nostro patrimonio culturale ha. E stasera, mentre sentivo le note di Norma, oltretutto cantate benissimo, mi dicevo: ma in quale paese al mondo noi possiamo essere seduti in un teatro romano con intorno queste mura, con questo cielo, e sentire le note di Norma? Credo in nessun paese del mondo. Ora, quello che è successo negli ultimi 20 anni è che tutto questo è stato dimenticato. La cultura, il nostro patrimonio culturale, io vengo da una provenienza che è quella di tutela dei beni culturali, in particolare del paesaggio, è stato considerato un ambito minore, come se non ci riguardasse, come se potesse esistere senza che ci fosse una mano che lo proteggesse. E oggi purtroppo noi subiamo il prezzo di tutto questo, e quindi la grande fatica dei sindaci, il sindaco l'ha detto molto bene prima, di conservare tutto questo, un ministero che è boccheggiante, che viene sempre considerato l'ultimo, no? Quando si fanno i ministri, poi qualcuno dice: oddio, ci sono anche i beni culturali, e a questo punto... Siamo stati un po' sfortunati a lavorare qui dentro quest'anno, perché purtroppo il tempo è stato inclemente, però è un'emozione, è un sogno rincorso da sempre, credo sia un sogno di tutti i volterrani, che ha culminato, è un progetto che, al quale lavoro da 20 anni sostanzialmente. Il prossimo anno, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Guarda che sono armato anch'io. Se vuole vado al caffè a comprarne una bottiglia. Non si scomodi, Maria Grazia. E poi oggi è già tanto caldo, no? Conte, la prego! Si può accomodare! Mi pare di capire che un nuovo periodo di sola amicizia si stia concludendo. Anche a me pare di capirlo. E se per me non fosse così? Ma è così anche per te. Quello che ti stavo dicendo. Ah, sì. Neanche una parola, hai capito? Oh, non sono mica stupida, Stava morendo e ancora ieri recitava come un'autentica divinità. Oh, un'interpretazione senza precedenti. Ha danzato con quella bionda con la faccia storta. È un'amica di mio amico. Il caporale? È quello con i baffi pettinati all'insù? No, il damerino col goccione, è presente? Non abbia timore, Conte, e questo gesto non la obbliga in nessun modo. Mi voleva chiedere qualcosa, Marie? Ah, mi dica, che ore saranno? Sono 5:00. Deve essere stato terribile. No, non proprio. Avevo le reclute, avevo i puledri. No, non era un brutto posto. Una pianura, i tramonti. Se fossi un pittore. Un cognac? Soltanto una lacrima. Di che genere di esperienze si tratta? Devi considerarti molto privilegiata, angelo mio, per non aver mai dato un'occhiata laggiù in basso, dove si dibattono quelle creature. Ah, me l'aveva detto Lulu che con lei si fa conversazione divinamente. Ecco, in Ungheria non conversava? Non tanto. Oh, ecco, sì. Neanche a Vienna. E allora ho pensato, per andare a spasso fa troppo freddo. Ma meglio il separé. Beh, in fondo che male c'è? Dimmi la verità. Tu mi avevi notato, vero? Oh, certamente, nella Singerstrasse. No. Io intendevo nei giorni precedenti, quando ti avevo seguito. La fama, il plauso. Il plauso.
pazzo! Mi renderebbe felice. Perché non suoni il violino? No! Voglio starti vicino. Beh, perché non fai un po' più di luce allora? Io in questo momento sto godendo. Ma dopo aver goduto è tutto finito. Tutto finito? Il prima incertezza, il dopo è tristezza. Oh, lei è un filosofo, Conte. Per favore, Franz. Ti prego, Franz, per favore. Aiutami. Aiutami, Franz, per favore. Possibile! Credevo, Conte. Non pensavo. Oh, la sua grazia potrebbe uccidere un'anima di donna, Conte. Ma la pianti con questa spada. Se la tolga. Posso levarla? Posso aiutarla? Cosa comanda, signorina? No, dicevo, per la sua camicetta. Ma si avvicini, Marie. Che cos'è, non mordo mica? Prendi tutto ciò che vuoi. Le chiedo di poter tornare questa sera. Ma io recito questa sera. Dopo il teatro. Non vuole altro. Fa molto, molto caldo. Ma con tutta questa pelliccia... Io sono esausti, un pazzo. Dammi pure del pazzo, ma una donna come te non la si possiede prima di pranzo. Altro che filosofo. Io lo so che per voi donne per bene non c'è niente di più disgustoso e ripugnante di coloro che per bene non sono. Lo dico per dire, Carlo. Lo sai come sono fatta, no? Rossa tutto il giorno, poi la sera risorge, si sistema e va al caffè. Che vita orribile. Per questo la signora si arrabbia. Io invece a mezzogiorno sono già in strada, sai? In strada? A fare il mio dovere. Eri mai stata in un separé? Sì. Sai anche essere sincera. Ma non è come pensi tu, era a carnevale con una mia amica e il suo promesso sposo. Ora devo andarmene. Il progetto è quello di fare un teatro delle identità, quindi dell'identità siciliana e dell'identità degli altri popoli del Mediterraneo, in concomitanza col fatto che sul nostro territorio abbiamo migliaia di migranti che sono ospitati proprio nel villaggio della solidarietà di Mineo. Andiamo. Ma lavoro! Dove lavoro? Sigarette portaste. Pegaso! Tu torna con altre sigarette e io ti trovo il lavoro. Mai una soddisfazione, mai un pensiero generoso. E vattene dalla scuola a farti regalare un'altra pelliccia, va. Ma che ci trovi ora la pelliccia? Non c'entra, e io ce la faccio entrare. Il primo fidanzatino, Pasqualino Sette Bellezze, era generoso, regalava pellicce, vedeva vini pregiati. Oh, che fuori! Vogliamo riposare, non gridate. Ok? Oh! Ok! Per favore! Ok! Ok! Ok!
abitanti di questo pianeta sono maledettamente attratti dall'infinito. Vi lascio questo come compito a casa. Pensateci, questa sera, quando tornerete nelle vostre stanze e cercherete invano di prendere sonno, pensateci. E se volete, pensatemi! Artemide Arcere si schierò con i troiani perché gli Achei non tornarono in patria, ma restarono per distruggere la città. E se non sarà la vostra dignità a frenarvi, sarò io, Ulisse, io! Solo odiare non potrà mai